Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Come vedete la mia postazione si è un attimino spostata, ci sono stati alcuni problemi nel mio studio che oggi non sono qui per raccontarvi cosa è successo, magari vi farò un video apposta. Oggi andiamo a vedere, come chiesto da alcuni di voi, una configurazione console killer, una configurazione che può andare a sostituire l'attuale Xbox One X. Andiamo a vedere quindi un piccolo PC, un PC che cercherò di renderlo quanto più piccolo possibile, che può essere paragonata a una Xbox One X e soprattutto che abbia più o meno le stesse prestazioni allo stesso prezzo. Partiamo subito. Sicuramente non riuscirò a gestire tutto nella soglia dei 500 euro, questa configurazione sarà leggermente sopra i 500 euro e magari non riusciremo nemmeno ad avere le stesse prestazioni di una Xbox One X, almeno da quello che loro indicano, dato che loro nativamente questa console potrà gestire il 4K, molti giochi saranno in 4K e quindi il sistema al suo interno, la scheda video al suo interno, riuscirà a giocare a vari giochi in 4K. Nel nostro caso non riusciremo a giocare a tutti i giochi attualmente in commercio in 4K, molto probabilmente a molti giochi usciti da poco sarà molto difficile giocare in 4K. Sicuramente riusciremo a giocare in Full HD con questa configurazione al massimo delle prestazioni sulla maggior parte dei giochi attuali. Sicuramente non sarà una configurazione molto longeva, però partiamo subito da vedere le componentistiche e poi magari diamo le conclusioni finali, se conviene acquistare un Xbox One X oppure un PC da gaming. Primo componente, il case. Non potevamo che scegliere un mini PC, quindi un Thermaltake Core V1, un case davvero molto piccolo, un case per schede madri mini ITX, e proprio la scheda madre che noi andremo a scegliere sarà una mini ITX. In questo caso ho scelto una H110M, una scheda madre dell'ASRock assolutamente economicissima dal prezzo di 44 euro, che ha tutto il necessario che serve a noi per poter giocare a qualsiasi gioco. L'alimentatore non poteva che essere un EVGA da 430 watt, 430 watt che saranno assolutamente sufficienti per la nostra configurazione. Sicuramente abbiamo stretto tantissimo sul prezzo e quindi siamo scesi tantissimo anche sotto il punto di vista del consumo di questo alimentatore. Alimentatore affidabilissimo al prezzo di 46 euro. RAM unico banco da 8 GB, da 2400 MHz. RAM che ormai per giocare a qualsiasi gioco il minimo indispensabile è proprio 8 GB. In 4K probabilmente avremo qualche piccolo problemino con la RAM, quindi saremo molto tirati, però in Full HD sarà una configurazione assolutamente eccezionale. Dispositivo di archiviazione semplice, hard disk proprio come la Xbox One X fornisce 1 TB di dispositivo di archiviazione, anche noi abbiamo scelto un Seagate da 1 TB. Processore Pentium, Intel Pentium G4600, un dual core Hyperthreading con 4 thread da 3,6 GHz, sono più che sufficienti per poter gestire i giochi attualmente in commercio. Potremmo avere qualche piccolo problema, ripeto, in 4K con questa configurazione, però diciamo il limite di questa configurazione è proprio questo. Passiamo alla scheda video. Molti di voi forse mi scriveranno commenti contro sulla scelta di questa scheda video. Zotac GTX 1060 da 3 GB. 3 GB possono essere sufficienti per giocare in Full HD. In 4K sicuramente questa non è la scheda più adatta. Per PC, per giocare in 4K al massimo della risoluzione, al massimo dei dettagli, al massimo dei filtri, abbiamo necessità almeno di una GTX 1080 Ti, che solo quella costa quasi il doppio di una Xbox. Però, considerando i prezzi che costano i giochi per Xbox e probabilmente con l'uscita dei 4K, giochi ottimizzati per i 4K aumenteranno ulteriormente il proprio prezzo, sicuramente acquistare un PC sotto il punto di vista della longevità è sicuramente più intelligente che acquistare una console. Con questa configurazione arriviamo al prezzo di 550 euro circa. Considerate che sforiamo il budget di una Xbox di 50 euro. Però considerate che l'Xbox, così com'è,
senza un gioco non è possibile fare nulla, allora dobbiamo aggiungere al prezzo dell'Xbox un gioco da dover acquistare, se non effettueranno dei bundle. Nel caso della nostra, del nostro PC da gaming, abbiamo il nostro vantaggio che, se non siete già iscritti a Uplay, in questi giorni fino al 13 di questo mese, Uplay, se ti registri, ti dà un gioco gratuito ed è proprio Watch Dogs 2. Sicuramente non è un gioco nuovissimo, però per PC ci sono questi vantaggi. Molto spesso escono dei giochi, dei bei giochi gratuiti, o molto spesso sono delle grandi offerte su tantissimi giochi, cosa che su Xbox è un po' più difficile da vedere su Xbox e PlayStation. Ho cercato di fare un PC che potesse competere sotto appunto di vista del prezzo con una Xbox, ma penso di non esserci riuscito, ragazzi. È davvero difficile attualmente riuscire a creare un PC al prezzo di una console che possa battere una console sotto appunto di vista della qualità dei giochi. Però sicuramente con un PC possiamo fare tantissime molte più cose che con una console. I giochi non costano lo stesso prezzo e sicuramente un PC è possibile effettuare degli upgrade. Magari i soldi che andiamo a risparmiare con l'acquisto di giochi per un Xbox riusciremo a metterceli da parte per poter acquistare magari in un futuro una 1070, una 1080 per la nostra configurazione, quindi così facendo raggiungere sempre migliori risultati. Bene ragazzi, con questa configurazione da 550 euro spero che sia stata utile a molti di voi, spero di aver risposto ad alcune vostre domande e soprattutto per chi mi ha chiesto di fare questa configurazione spero di essere riuscito a soddisfare la tua richiesta e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti ragazzi da Elytra Technology.